Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agesoft-coaching.com e in questo tutorial vi vorrei spiegare una nuova funzionalità che è stata introdotta da Agesoft MetaShape da non tantissimo tempo, che è quella della possibilità di effettuare un allineamento sequenziale tra più dataset di fotografie. Quindi, innanzitutto vediamo come impostare delle preferenze, quelle che sono le impostazioni che ci consentiranno di effettuare questo processo risparmiando davvero tantissimo tempo. Quindi andiamo dal menu Tools, selezioniamo Preferenze appunto e andiamo sull'etichetta Avanzate. Da qui ci accerteremo che siano evidenziati i checkbox Keep Depth Maps e Keep Key Points. Nel caso che non fossero evidenziate, li evidenziamo facendoci un clic sopra. Dunque, una volta che abbiamo verificato che tutti i parametri siano attivi ed anche eventuali altri parametri, possiamo comodamente scorrere col mouse e quindi accertarci che tutto sia a posto premendo il tasto Applica. E dunque possiamo anche lanciare immediatamente il processo di allineamento andando nel pannello Workflow e facendo clic su Align Photos. Dal pannello che si apre possiamo selezionare immediatamente il tipo di preselezione generica e accertarci che tutti i parametri abbiano appunto un livello alto di qualità come l'accuratezza alta e anche altri eventuali valori. In questo caso di default MetaShape ci dà 40.000 come limite dei key points e 4.000 come limite di T-points. Partendo comunque da un livello così basso di fotografie, quindi 101, ci conviene innalzare un po' il numero limite di key points, seppur sapendo che questa sia un po' una contraddizione, però ci porterà ad avere un maggior numero di punti e quindi a scremarli in una fase successiva eventualmente. Dunque, si avvierà un piccolo caricamento, dopo il quale appunto vedremo la nostra prima nuvola di punti allineata. Ecco, il caricamento è quasi terminato. Ed ecco qui la nostra nuvola di punti. Ora, questa sarà la nostra nuvola di punti base, quindi il tempo che abbiamo aspettato finora per creare la prima nuvola sarà esclusivamente l'unico tempo di processamento che dovremo, tra virgolette, spendere. Adesso andrò a caricare un ulteriore dataset, quindi innanzitutto salviamo questo progetto che ho appena creato per evitare di perdere i dati. Quindi come vedete dal menu File ho selezionato l'opzione Save As e quindi nomino il nostro file di MetaShape come Hyperlapse. Quindi ora non ci rimane che importare gli altri due dataset che solitamente sono delle fotografie che hanno la funzione di completare il dataset principale che è stato appunto quello delle 101 fotografie. Dal pannello di selezione, quindi impostiamo Add Folder, noteremo subito che importando una cartella ci sono due tipi di opzioni che ci vengono prospettate dal software. La prima praticamente prevede che vengano importate, come vedete, quella evidenziata, sia le fotografie che abbiamo già editato, che quelle che praticamente sono le originali. Quindi nel nostro caso non ci interessa importare tutte le fotografie dalle due cartelle che sono presenti nella directory. Invece ci interessa importare solamente quelle che abbiamo evidenziato appunto utilizzando una nitidezza maggiore. Infatti, come vedete, anche in questa situazione ci conviene verificare che le nostre fotografie siano quelle che segnala il programma, ma invece in questo caso, come potete vedere, sono esattamente la metà. Quindi, invece che 26, sono 52 quelle che il programma ci sta proponendo. Quindi
Quindi in questo caso particolare non è molto conveniente utilizzare questo tipo di importazione dalla cartella, ma utilizzare l'impostazione classica dove importeremo appunto le fotografie manualmente, individualmente. Quindi possiamo andare su Cancel e per poi andare di nuovo su Workflow e usare il procedimento classico Add Photos. Quindi selezioniamo la cartella che ci interessa con un doppio clic. Selezioniamo con singolo clic la prima fotografia, tenendo premuto il tasto Shift, clicchiamo sull'ultima e quindi facciamo clic su Apri. Ecco, quindi come potrete notare in basso a sinistra, le fotografie non sono più 101 ma sono 127, ma 101 sono esattamente soltanto le fotografie che sono state allineate finora. Come vi accorgerete, alcune fotografie hanno una spunta in alto a destra, e quindi risultano già allineate. Invece altre, come quelle che abbiamo appena importato, non presentano alcuna spunta. Quindi naturalmente ci interessa far allineare anche quelle altre per in qualche modo aumentare la risoluzione della nostra nuvola di punti. Quindi per far ciò torniamo al menu Workflow, alla In Photos, e qui dobbiamo stare attenti, riattivando diciamo tutte le impostazioni che abbiamo già usato, a non selezionare il tasto Reset Alignment, perché in questo caso ripartiremo da capo. Quindi possiamo lasciare le impostazioni che meglio desideriamo, quindi cliccare sul tasto OK. Dopo qualche istante vedremo importata anche quest'altra diciamo nuvola di punti che nel frattempo ha notevolmente migliorato la precedente. Infatti, come potrete riconoscere, i punti sono cresciuti notevolmente, anche le fotografie in questo istante sono state tutte allineate, quindi 127 su 127, come vedete in basso a sinistra nel pannello. Ruotando dunque la visuale, si può anche notare, attivando appunto l'icona della macchinetta fotografica dalla toolbar, si possono notare che tutte le foto sono correttamente posizionate con una posizione concentrica. Tornando dalla menu bar, andiamo quindi su Add Photos, selezioniamo l'ultimo set di fotografie che ci interessa importare. Vi chiederete perché stiamo utilizzando tutte queste procedure per importare più dati. Vi rispondo subito, perché praticamente in questo modo noi arricchiremo il programma, ovvero questi sono dei punti di vista, ad esempio, che sono esterni, riprendono tutta la parte retrostante di questa piazza e quindi che non sarebbero visibili dalle prime fotografie. Però in qualche modo, non avendo tutti i punti di allineamento in queste fotografie disponibili sia all'interno che all'esterno di questo monumento, allora praticamente il programma in automatico andrà a riconoscere i punti comuni all'interno del modello generico e quindi ad utilizzarli come punti di ancoraggio anche per questi altri fotogrammi. In questo modo ripeteremo appunto lo stesso allineamento anche per quest'ultimo dataset, e quindi tornando dal pannello Align Photos possiamo effettuare anche un'altra volta lo stesso procedimento facendo clic sul tasto OK e quindi attendendo che appunto si verifichi l'ultimo caricamento. Potremmo appunto vedere quello che è il risultato finale. Quindi ne approfitto per chiedervi appunto di seguirmi sui canali social, dove sono presente come Agisoft Coaching, scritto attaccato, invece sul canale YouTube Agisoft Coaching però staccato, e di iscrivervi al mio blog agisoft-coaching.com. Grazie dell'attenzione, al prossimo video.